Gli interventi noi si sono sempre fatti come comando su segnalazione soprattutto riguardanti il maltrattamento dei cani, però si è voluto creare questo nucleo specializzato affinché si possa agire tempestivamente trovando le soluzioni e cercando di mantenere il rispetto assoluto tra uomo e animale. La Polizia Municipale di Arezzo ha così deciso di schierarsi in prima linea contro l'abbandono e il maltrattamento degli animali. È infatti già operativo un nucleo speciale con agenti appositamente formati che si occuperà di intervenire tempestivamente qualora si verifichino episodi di animali in difficoltà. Al momento il reparto è composto da due agenti che hanno esperienza professionale, uno dei due ha anche svolto attività precedente in un'altra città capoluogo di provincia. In base alle loro professionalità l'intervento non sarà fatto solo su segnalazione ma anche d'ufficio. Ma non solo, il nucleo opererà anche per la prevenzione di quello che è ritenuto dalla legge un reato penale, il maltrattamento, che prevede la reclusione sino a 3 anni e sanzioni da 30.000 euro per i casi più gravi. Svolgendo anche attività di polizia di prossimità verificheranno tutte le situazioni che gli utenti, i cittadini possono segnalare tramite email o tramite centrale operativa o andando a verificare nelle varie zone della città. L'invito dell'amministrazione comunale di Arezzo, che per la prima volta adesso conta anche un assessore al benessere degli animali, è quello di segnalare alla Polizia Municipale situazioni di questo genere. L'appello è quello in primo luogo di tenere bene i propri animali e di non rispettare gli animali. In secondo luogo, e se ci sono delle situazioni particolari di chiamare.